l'idea della scienza come progetto, come studio, anche una formula matematica in fondo è una è un progetto che però lo definiamo scienza come l'ingegneria o come la fisica? Saremmo disposti a definirlo nello stesso modo? Ecco, cioè, perché non è la stessa identica cosa. Ora, chiaramente non posso stare troppo tempo su questo gioco, che è molto interessante, perché considerate che anche con i filosofi, ecco, io ci perdo almeno 3 o 4 ore di lezione a riempire lavagne di lavagne per tirare fuori idee. Perché? Perché dare definizioni in questo, nel nostro ambito, è veramente molto difficile. Sono state proposte tante definizioni diverse di scienza e di scienze, sono state proposte tante definizioni diverse di fisica, ingegneria, chimica e via dicendo. Già queste sono un po' più semplici perché è più evidente la distinzione tra l'oggetto di studio, ma non è banale darsi delle definizioni differenti, non è banale, ma è necessario, perché qualora pretendiamo di essere ascoltati, di incidere nella società civile, nelle strutture di pensiero, nel modo con cui la scienza può intervenire nella politica o nei grandi sistemi, avere delle definizioni in mente è essenziale, perché è come se fungano da contenitori, ok? Solo che ogni volta che si pensa alla scienza, ok, è come se si attivano delle categorie a priori che noi abbiamo sedimentate dentro la nostra mente e che non riusciamo a criticare. Uso la parola criticare proprio nel senso filosofico. Criticare non è criticare per dire distruggere, ma è analizzare, ok? Sottoporre ad analisi, capirne le distinzioni con altro, creare appunto questi contenitori. Ora, generalmente, questo è un gap thinking fatto con alcuni studenti appunto di quinto anno, del quinquennio, quindi il secondo anno di laurea magistrale. E a un certo punto cosa era uscito fuori? Che tra l'immagine della scienza, soprattutto sull'esperienza pandemica da cui stiamo uscendo, era in qualche modo collegata all'utilizzo di dati numerici. Insomma, è difficile pensare alla scienza senza tirare dentro nel nostro discorso il riferimento a dati numerici, a misurazioni, volendo a esperimenti. La scienza è fatta da esperti, è fatta da una comunità scientifica dentro la quale gli esperti si confrontano e ricercano. La scienza utilizza un linguaggio, la scienza richiede la fiducia verso appunto gli esperti. Ora, perché è importante capire cos'è la scienza? Perché probabilmente siamo molto ingenui nel pensarla. Ora dici, ma come, questa adesso arriva una filosofa, viene a dire a noi ingegneri che siamo ingenui nel pensare la scienza, tanto lo so che il professor Cotana ci sta sentendo. Ebbene sì, ma non solo gli ingegneri, bene o male, anche nel mondo degli umanisti, no? C'è molta ingenuità nel pensare la scienza. Ancora pensiamo che la scienza abbia a che fare moltissimo con Galileo Galilei, eppure non ci rendiamo conto che le dinamiche interne al mondo scientifico sono profondamente cambiate. Questo è il portale Global Climate Change della NASA, un progetto, questo è uno screen che feci 4-5 anni fa, ed è una pagina intera destinata al cosiddetto Scientific Consensus, Earth's Climate is Warming, come leggete. Perché questa pagina? Perché in questa pagina viene raccolta la storia della costruzione del consenso intorno al problema del cambiamento globale. Sapete che quando se ne è iniziata a parlare, quindi parlo degli anni 60, 70, ma poi la questione è diventata più urgente a metà degli anni 80, c'è stata una grandissima polemica circa l'esistenza del problema cambiamento globale. Cioè, la questione era se
il cambiamento globale fosse un problema reale. È chiaro che sto parlando di qualcosa che è più anziano, più vecchio di voi, va bene? Voi forse eravate piccolini, forse non eravate neanche nati, anzi, in quegli anni. Ma la cosa interessante è che era necessario definire un oggetto di ricerca scientifico, ovvero cambiamento climatico, per poter stabilire di avere dei finanziamenti. La politica doveva decidere cosa finanziare, su che cosa, a che cosa educare i cittadini, come investire, no, futuri denari a livello di ricerche internazionali. E come fai a decidere se investire o meno in risorse se intorno al problema ci sono dei dubbi? Insomma, parte una politica, una campagna circa la costruzione del consenso, vengono chiamate in causa tantissime agenzie e istituzioni scientifiche, e questa pagina, diciamo, raccoglie molti delle ricerche, delle indagini fatte, fino a che si è deciso che questo problema è un problema scientifico ed esiste davvero. Vedete che è un problema strettamente filosofico, il problema dell'esistenza di qualcosa. Poi decidere in che modo esiste o non esiste è un discorso ulteriore. E in quel contesto sono nati i cosiddetti Science and Technology Studies. È un ambito di ricerca che ha molto di sociologico, che si dedica proprio alla indagine, all'esplorazione di questioni di confine, che sono sì problemi scientifici. Vedete qua, cambiamento climatico, le cellule staminali, le nanoscienze, l'uso di animali a fini sperimentali, il problema ambientale, l'energia, eccetera. Quindi sono tutti problemi scientifici, ma sono problemi scientifici di confine. Che vuol dire di confine? Sono problemi aperti, problemi rispetto ai quali non si ha una soluzione definitiva, no? Ci sono delle ricerche in corso, pensate alla pandemia, alla ricerca sul vaccino, e nel momento in cui sono problemi aperti, impattano profondamente nella società civile. E quindi occorre anche una educazione, se non una promozione, verso la società civile. Quindi sono problemi di confine, Science and Technology Studies, si chiamano proprio così. Allora, il problema è che quando ci muoviamo su questo crinale, dove da una parte abbiamo i metodi sicuri della scienza, il progetto, è stato detto, i miei studenti avevano detto i dati, la rielaborazione dei dati, l'utilizzo di apparati sperimentali, le dinamiche delle comunità scientifiche, tutto questo è il mondo della scienza. Ma fuori c'è un mondo che non è familiare con queste dinamiche e che però è chiamato a esprimersi su problemi di questo genere. Allora, vedete che avere in mente cos'è la scienza, quello che faremo oggi e domani, ripeto in piccolissima parte, perché non vi darò qualche piccolo assaggio, qualche piccola nozione su questi, di questi temi. Ecco che allora, dicevo, avere delle categorie con cui pensare la scienza è fondamentale per intercettare anche il mondo al di fuori della scienza, ma soprattutto per promuovere anche l'attività interna al progresso scientifico. Ok? Quindi questo è un po', diciamo, il problema dal quale ci muoviamo. Cosa fa la scienza? Come interagisce con il mondo? E in che modo entra in relazione con la natura a cui la scienza dovrebbe dedicarsi, no? E che dovrebbe spiegare. Ora, attenzione, non so quanti di voi siano soliti lettori di storia della scienza, cioè cosa nella vostra esperienza di studio avete studiato delle tappe principali della storia della scienza. Perché dico questo? Perché la scienza è anche una impresa umana, fatta da uomini e donne, chiaramente, ma è un'impresa che ha
fatto, che ha cambiato, che ha modificato la stessa immagine della natura. Io avrei individuato quattro tappe principali. Vedete che tutte le frecce finiscono nello stesso punto. Per dire che cosa? Per dire che se questo punto è il nostro presente, noi nella nostra mente, nei nostri apparati mentali, ancora accumuliamo, uno sopra l'altro, tutti questi livelli, ma in una maniera che molto spesso è caotica, senza riuscire a fare sintesi ordinate per distinguere le proprietà di un apparato scientifico o di un altro. Ok? E quindi in questo senso la storia della scienza permette di creare un ordine. Guardate, la pandemia, è chiaro, nessuno di noi avrebbe mai desiderato la pandemia, è normale. Ma questi 2 anni, almeno noi filosofi, abbiamo avuto delle occasioni incredibili, per vedere come in atto agiscono i preconcetti sulla scienza. Perché molto spesso guardiamo la scienza di oggi come se fosse la scienza del Seicento. Accusiamo alcuni eccessi di scienza, di scientismo, di riduttivismo, tutte parole pesantissime filosoficamente, quando invece oggi non si può parlare con queste categorie. Che queste categorie si riferiscono a scenari del passato. Oggi la scienza ha meccanismi un po' diversi, non in tutto, ma in molto. Ora, quali sono queste grandi tappe dal punto di vista della storia della scienza? Ne avrei individuate quattro. Si inizia con la scienza classica e dopo andrò un pochino al fondo di questa prima tappa. È la rivoluzione scientifica, quella che va da Copernico a Newton, la rivoluzione di chi pensava il mondo come la Terra ferma al centro dell'universo e poi, ecco, il Sole che invece diventa al centro dell'universo. Ora, un contenitore interessantissimo, pochi di voi sanno, immagino, che in realtà il passaggio tra i sistemi di mondo fu complicatissimo, perché le teorie geocentriche e le teorie eliocentriche, da un punto di vista matematico, per almeno 100 anni erano equivalenti. Equivalenti. Non abbiamo tempo oggi di entrare in questa questione, che oltretutto è l'ambito in cui ho lavorato di più, ma è incredibile, no? Uno pensa che il cambiamento di una teoria scientifica avviene perché ci sono dei dati così evidenti che permettono di cambiare la teoria. Non è così. C'è qualcos'altro che dentro le teorie scientifiche ha un peso e determina la vittoria di una teoria contro un'altra. E lo vedremo adesso. Abbiamo poi un secondo quadro, siamo nell'Ottocento, il cosiddetto positivismo. Che cosa succede nell'Ottocento? La scienza moderna ha vinto l'idea di una natura che ha delle leggi universali, che si ripetono, ha vinto l'idea della possibilità di prevedere gli eventi, ok? E quindi si stabilizza l'immagine di una scienza come metodo rigoroso per verità universali. E siamo nel Novecento. Sì, scusate, nell'Ottocento. Arriviamo alla fine dell'Ottocento. Cosa accade? La seconda rivoluzione scientifica, crisi dei fondamenti, geometrie non euclidee, meccanica quantistica, teoria della relatività, tutto ciò che era la vecchia immagine del mondo si distrugge, cambia e emerge una nuova immagine. Per finire, arriviamo agli anni 40 del XX secolo e abbiamo le scienze della complessità, una nuova immagine ancora di scienza. Attenzione, in tutte queste scansioni, no, della
della storia della scienza si è sempre ripetuto il fatto che la scienza avesse a che fare con numeri, quindi misurazioni, con oggetti della natura, okay? Con esperimenti. Okay? Questi tre ingredienti li ritroviamo sempre. Il problema è come sono stati combinati tra loro. Okay? È in che modo, no? Un ingrediente o un altro ha avuto un ruolo maggiore o minore nel vedere, ecco, nello spiegare i problemi che di volta in volta le scienze ponevano. È tutto chiaro? Mi capite bene? Vado tranquilla, ok, altrimenti interrompetemi, eccetera. Se anche qui qualcosa non è chiaro, interrompetemi, perché, ripeto, voi immagino che questi sono temi che non trattate normalmente, quindi insomma ci sta. Ora attenzione, veniamo al primo quadro. Quindi ancora stiamo sul livello della storia della scienza, quindi non è nulla di filosofico, è puramente storico, è come si sono evoluti i fatti. Ora, cosa c'era prima della scienza moderna? Vedete quel cono, il cono lassù. Il cono lassù, siamo in epoca greca medievale, la natura era sempre natura, attenzione, io dico sempre, gli elettroni, ok, esistevano anche prima del modello di Bohr. Okay? Esistevano da sempre gli elettroni. Aristotele, okay? Ai tempi di Aristotele o di Platone c'erano già gli elettroni, ok? Mm? Al massimo però si parlava di atomi con Democrito, ok? Quindi la natura, ecco, c'erano già i terremoti, c'erano le inondazioni, c'era tutto quello che abbiamo anche adesso. Però la natura in sé era spiegata in maniera totalmente diversa dalla nostra. Tendenzialmente io ho scelto tre categorie fondamentali per poter parlare di natura nel Medioevo, ce ne sarebbero molte di più, ma per scopi didattici ci accontentiamo di questi tre. In che modo si parlava di natura? In chiave simbolica e metaforica, quindi la natura era il segno di qualcos'altro, anche dentro una spiritualità religiosa molto forte, sia in Oriente che in Occidente. Di cause, la natura si diceva, è uno scire per causas. Conoscere significa individuare le cause di qualcosa. E quindi conoscere la natura era conoscere le cause che stavano dietro ai fenomeni naturali. Quindi c'è un'eclisse, un'eclisse di sole è perché la luna si frappone tra la Terra e il Sole. Eclisse totale, eclisse parziale, quella è una causa di quel fenomeno naturale. Fin quando arrivò il cosiddetto rasoio di Occam. Occam, questo teologo del 400, che comincia a dire, attenzione, quando vogliamo conoscere la natura, anche altro, ma la natura in particolare, dobbiamo eliminare tutte le categorie che sono un di più, non so, categoria di sostanza, i filosofi utilizzavano questa categoria in particolare. Ok, andiamo quindi verso la scienza moderna. Cambiamento radicale nel modo di concepire la conoscenza della natura. Vedete che qui abbiamo tre box: Galileo, Cartesio e Newton. Galileo Galilei, forse l'italiano più famoso in tutto il mondo. È così, noi lo sottovalutiamo, ma quando vai fuori negli ambienti scientifici, se citi Galileo, normalmente lo conoscono, ecco. E cominciò a parlare di affezione, cioè è inutile cercare di conoscere gli odori e i sapori, si conosce solo ciò che è quantificabile e serve la matematica e gli esperimenti. Arrivò poi Cartesio che sostiene che ciò che sta al fondamento della conoscenza, l'evidenza, si conosce solo ciò che è evidente, bel problema, dimmi tu come faccio a definire l'evidenza, però lo faccio per analisi e sintesi. Prendo un problema, quello dell'eclisse, immaginiamo, e comincio ad analizzare, a suddividere il mio problema in tanti casi, e quindi raccolgo i dati. Cosa accade nell'eclisse di maggio, cosa accade, le cose era accaduto l'anno prima nell'eclisse di agosto, eccetera, eccetera, eccetera. Analizzo
e cerco di capire quali sono le cause. Poi procedo con la sintesi e poi l'enumerazione e il controllo. Metodo scientifico. Metodo scientifico. E infine arriviamo a Isaac Newton, colui che definì la natura come qualcosa di semplice, di omogeneo, di uniforme. Perché qual era l'idea? E questo in genere, ora non abbiamo tempo di fare troppo gas thinking, però in genere noi abbiamo questa immagine di natura dove ci sono delle regolarità, delle uniformità, delle leggi scientifiche che si ripetono ovunque, sempre identiche a se stesse. Vero, però sappiamo anche che la legge di gravitazione di Newton, 9,8 metri al secondo quadrato, non si applica vicino a un buco nero. Lì ci serve un'altra geometria, lì ci serve un'altra teoria della gravitazione. Questo si sa. E quindi che vuol dire che una legge di natura è universale? Ok? Però la scienza moderna ci consegna questa idea qua. Leggi regolari, universali, omogenee, che descrivono la totalità del mondo naturale che ci cade sotto i sensi. E qui vedete che lì ci sono due parolacce, meccanicismo e determinismo, sono parole complicatissime, però in sintesi cosa vogliono dire? L'immagine meccanicistica è l'idea che la natura è scomponibile in parti che funzionano come dei meccanismi. Sapete, erano due le bellissime immagini che si utilizzavano nel 600 per descrivere la natura: macchina e organismo, le due grandi metafore che contenevano ogni discorso sulla natura. E discorso sulla natura fatto non solo da filosofia, chiaramente, ma da tantissimi scienziati, tutto l'umanesimo scientifico, Bernardino Baldi, Guidobaldo dal Monte, tutti coloro che avevano letto Archimede, che facevano matematica per capire la natura. Ecco, la natura come una macchina, perché è fatta da meccanismi che funzionano con regolarità. E allora cosa fa il tecnico, il tecnologo? Riproduce quei meccanismi nelle macchine. E quindi la macchina e la tecnica sono delle imitaciones nature. Oppure l'altra grande metafora, la metafora dell'organismo. La natura come qualcosa di vitale, che è appunto come un organismo, perché ogni parte rimanda all'altra, microcosmo e macrocosmo. Questa la riprenderemo domani, questa grande metafora della natura. Vedete che la natura, ripeto, sollecita l'immaginario, ma nell'immaginario si prendono forma, ecco, dei valori che poi vengono proiettati sulla natura. Andiamo nel positivismo, l'epoca del positivismo. Questa immagine si è consolidata e si creano però due squadre un po' diverse. Da una parte abbiamo August Comte, pensi questa idea della scienza positiva come unica conoscenza che può dare certezza, basata fondamentalmente sulla scienza fisica. Dall'altra Darwin. Ora Darwin lo conosciamo tutti. La cosa che probabilmente non colleghiamo mai a Darwin è che Darwin ha permesso alla scienza di scoprire il tempo. Il fatto che l'essere umano e tutte le forme viventi sono sottoposte a cambiamenti temporali ha fatto sì che la scienza si cominciasse ad occupare di ciò che cambia nel tempo. Ciò che cambia nel tempo. Mentre invece prima la fisica doveva essere, cioè il tempo era pensato come un grande contenitore in cui gli eventi possono divenire, possono evolvere, ma tutto scorre come lungo l'asse delle ascisse, l'asse X, no? Come proprio nel piano cartesiano. E poi eccoci qua, la crisi dei fondamenti. Arriviamo tra 800 e 900 e cosa accade? Due grandi teorie prendono forma, la meccanica quantistica e la teoria della relatività. Ora, siete interessati in genere a
questioni di questo genere legate alla meccanica quantistica, ecco, siete soliti fare letture, adesso sai, non lo so, non è detto, no? Non è detto che uno debba perdere il proprio tempo a studiare cose che forse interessano più i fisici puri. Però la cosa che ci interessa è che queste due grandi teorie cambiano radicalmente il modo con cui viene pensata la scienza e la sua rappresentazione della natura. In particolare, la meccanica quantistica educa alla probabilità, a un sapere probabile, ovvero pensate al principio di indeterminazione di Heisenberg. Noi sappiamo che energia e tempo, posizione e quantità di moto, ecco, sono non commutativi, sono grandezze non commutative, quindi stanno sempre dentro un margine di incertezza. Ecco, questa è stata una rivoluzione incredibile, no? Quando nel 1901 Max Planck pubblicò il suo rendiconto proprio sul concetto di quanto d'azione, fece una scoperta veramente rivoluzionaria, perché fondamentalmente fece presente e insegnò che nella scienza non tutto è determinabile. E poi da lì all'elaborazione dei principi di Copenaghen, il principio di indeterminazione di Heisenberg in particolare, e tutto ciò che ne consegue. Un'idea di scienza probabilistica, ma dove la probabilità era legata alla indeterminazione, all'impossibilità di determinare. Sapete che poi qua ci hanno scritto di tutto, no? Chissà cosa dovesse accadere dentro questa indeterminazione, quando invece di fatto è un calcolo matematico che appunto va trattato in un certo modo. Da qui l'idea di granularità, l'esperienza di una scienza discreta, no? Fatta per tappe, e il principio di complementarità, cioè il fatto che nei miei esperimenti posso conoscere un aspetto o un altro di determinati fenomeni, ad esempio il problema del dualismo onda-corpuscolo. Ok? Ora, dall'altro abbiamo la teoria della relatività. Vedete che qua a fianco abbiamo perso un po' troppo tempo, qua avevo preparato un link per entrare un po' più a fondo di questi concetti, ma non abbiamo tempo adesso. E poi avevo preparato un po' vedete, di scritture matematiche che voi conoscete molto meglio di me, che sono emblematiche per parlarci della relatività, prima ristretta e poi generale, no? Relatività ristretta col 1905, Annus Mirabilis, Einstein pubblica tre grandi memorie relative appunto a un nuovo modo di pensare alcuni fatti, in particolare l'effetto fotoelettrico. Questa è proprio la formula dell'effetto fotoelettrico per cui si viene a capire come mai in sotto determinate frequenze una radiazione elettromagnetica possa incidere una lastra e far emettere delle particelle corpuscolari come gli elettroni. Qui vedete che sono la riformulazione elementare dell'asse temporale, rielaborato secondo le equazioni di Lorentz. Qui abbiamo il diagramma delle leggi di Hubble, l'allontanamento delle galassie e infine, 1917, l'equazione cosmologica di Einstein. Ripeto, considerate che su queste quattro tappe, ecco, io insomma, ci faccio un intero corso semestrale, quindi insomma, è una storia lunghissima, però perché ci interessa richiamarla brevemente qua? Perché di nuovo all'inizio del Novecento la teoria della relatività che cosa dimostra? Dimostra che dobbiamo rovesciare il modo di guardare la natura, mettendo ad esempio al suo centro l'idea di invariante, il limite della velocità della luce. Quello è un limite, quindi non è come è il punto fermo intorno al quale tutte le teorie devono muoversi, ma che cos'è che allora cambia? Il sistema di riferimento. Il sistema di riferimento diventa centrale, viene riscoperto il principio di relatività di Galileo, nella nuova interpretazione di Einstein, relatività ristretta e poi relatività generale della gravità. Ora,
ripeto, capisco che devo essere sintetica, però la cosa su cui voglio insistere è esattamente questa, cioè questa modalità di il fatto che le nuove teorie ci costringono a cambiare modo di spiegare la natura. E vedete che qua sotto ho evidenziato interazione soggetto-oggetto, cioè ognuno di questi quadri va ad insistere su un punto che ancora, come dire, noi fatichiamo un po' a digerirlo, no? Il fatto che non esiste una natura separata dal soggetto. Sì, è chiaro, se io adesso penso al sole e penso a me, che sono una tra i 5 miliardi e mezzo di abitanti della Terra, è chiaro che il sole è separato da me. Ma il problema è che non esiste una scienza che riesca in maniera pura a descrivere ciò che è totalmente separato dal soggetto. E lo vedremo tra un attimo perché. In ogni caso, meccanica quantistica e teoria della relatività dimostrano che il soggetto è sempre centrale per descrivere la natura. Perché? In meccanica quantistica, perché interagisce con ciò che va a studiare. Pensate appunto al problema della doppia fenditura, un problema classico, no? Se dico cose che non vi sono abituali, chiedetemi, che mi fermo anche da chi è online, chiaramente, perché ecco, io do per abbastanza, diciamo, scontata, no? Una conoscenza scientifica superiore, però ribadisco, posso tornare su questi esperimenti, descriverveli senza problemi. Quindi, interazione soggetto-oggetto negli strumenti di misura, meccanica quantistica. Se il fotone mi serve per rilevare l'elettrone, sappiamo che il fotone ha la stessa ordine di grandezza dell'elettrone, interagiscono e quindi disturba l'oggetto da osservare. Lo strumento interagisce sempre con l'oggetto. Teoria della relatività, ugualmente, non è che è il mondo relativo, è relativo l'osservatore. Tutto dipende dal sistema di riferimento rispetto a cui sto osservando la natura. E quindi la scienza del Novecento fa vedere che interagiamo sempre con la natura. Ma non è finita qua, perché l'ultimo grande quadro storico con cui dobbiamo fare i conti è quello delle scienze della complessità. Scienze della complessità che partono essenzialmente dall'ambito della fisica, per andare poi all'informatica, o meglio alle scienze dell'informazione, quindi qui abbiamo un ingegnere elettronico e questo insomma è roba sua, e quindi questo fatto, ecco, appunto è determinante per mostrare che c'è una tappa ulteriore. Cosa si viene a scoprire? Che nella complessità abbiamo poche variabili che possono cambiare, diciamo, che possono determinare scenari estremamente differenti. L'effetto farfalla, Lorentz, anche qui, un'altra grande. Quindi grande variabilità e suscettibilità rispetto alle condizioni iniziali, sistemi non lineari, va bene? E con la complessità si scopre il concetto di auto-organizzazione, una complessità organizzata. Ora, non so, questi tre box in genere vedo che didatticamente sono abbastanza efficaci, ditemi voi se insomma non lo sono, però vedete che in meccanica classica cosa si pensava? Che le variabili dei sistemi sono pochi, ci sono delle leggi universali, quindi le descrizioni sono sostanzialmente semplici. Pensate alla tavola da biliardo, Cartesio, Descartes, quello che è il cogito ergo sum, ecco, sì, diciamo che Cartesio è quello che ha inventato il sistema cartesiano, ok? Leggi di conservazione, tutta questa roba qua. Ecco, quella scienza di grandi leggi universali per poche variabili era una scienza che si basava, per così dire, sull'idea di semplicità, ed è quella che ha inventato tante cose rivoluzionarie, il telefono, la radio, il motorascopio, ok? Quindi è una scienza gloriosa, per certi versi. Abbiamo poi la termodinamica, l'esperienza della termodinamica, quindi si passa a sistemi di tante variabili e leggi statistiche,
non deterministiche. Ok, questa passata, in realtà ci sarebbe qualcosa in più da dire, ma ok, lasciamo stare. E quindi una scienza che utilizza al suo interno la probabilità e la statistica in maniera sistematica per poter descrivere i fenomeni. E si parla infatti di una complessità non organizzata, no? Dove se devo vedere lo sviluppo, non so, di un gas che si espande, ecco, lì devo inserire il concetto di entropia, eccetera. Infine una complessità organizzata nelle scienze della complessità. Sapete che le scienze della complessità, se iniziano dall'ambito fisico, passano poi invece all'ambito biologico. È lì che nelle scienze della vita vengono fortemente incrementate e ulteriormente rappresentate. Ora, qual è un concetto interessante, un attimo, fatemi vedere, sì, dopo. Quindi si scopre l'idea del sistema complesso. E quando si parla di energia, trasformazione energetica, transizione energetica, eccetera, abbiamo a che fare con meccanismi ambientali globali e quindi prima o poi dobbiamo fare i conti col paradigma delle scienze della complessità. Le caratteristiche dei sistemi complessi sono tante, io qua ne ho selezionate alcune, che sono fortemente diverse dalle caratteristiche dei sistemi isolati che potevano avere in mente i padri della scienza moderna. Il sistema complesso è un sistema non isolato, aperto, e dunque c'è uno scambio di energia continuo con l'ambiente esterno. È composto da molti elementi che interagiscono in modo non lineare, quindi l'esperienza della non linearità, che sono soggette a possibili dinamiche instabili e quindi si possono determinare comportamenti caotici o catastrofici. Non so se voi studiate un po' di teoria del caos, deterministico, teoria del caos, ok, no, non le fate queste cose. Ok, va bene, non importa. E appunto meccanismi di autoregolamentazione. Ora, questo tipo di, vado un attimo qui, faccio un piccolo, se ci sono domande o osservazioni ditemi, voglio farvi vedere una cosa, dove sta, eccolo qui, allora. Voi vedete tutto, adesso da casa mi dovrete dire se vedete quello che voglio mostrarvi. È un seminario che tenni proprio qua, insomma, gli ingegneri, ma ormai diversi anni fa, 5 anni fa, se non sbaglio. È un po' lento, quindi l'efficacia del link si perde nella lentezza. Ok, va bene. Se ci sono osservazioni intanto o questioni ditemi pure. Come vi trovate con questo... con questi panorami che vi sto dando, vi ci orientate? Chiedo anche a chi sta online. Sì, sì. Okay. Tutto bene, grazie. Bene, ok. Allora, volevo farvi vedere una cosa, ma vedo che perché non mi va, non lo so. Vediamo se ve lo ritrovo. Yes. State vedendo i prezzi che condivido da online? Riuscite a vedere? No. Sì, no. Vediamo. È sparito. Ok. Adesso? Sì. Ok, perfetto.
Allora, tanto per darvi un'idea di cosa significa questo cambio di paradigma, questo è appunto un seminario che tenni anni fa proprio per il professor Cotana, che dovrebbe ricordarsi, dato che me l'aveva citato, devo fammelo andare a ripescare così. Eccoci qua. Allora, cosa significa andare a cambiare un paradigma? Significa che se prima si utilizzavano leggi universali, come vi dicevo, con pochi elementi, ma sempre diciamo in chiave deterministica, quindi tali da poter sempre capire l'andamento dei fenomeni naturali, ecco, questa cosa si comincia a esplorare un tipo di matematica differente, che permette di comprendere che in natura esistono dei meccanismi di causa-effetto o meglio di retrocausazione, cioè dove lo sviluppo del sistema è tale che l'effetto diventa causa e diventa di nuovo effetto. Cioè è la matematica stessa in sé che permette di individuare dei meccanismi che accadono veramente nei sistemi naturali dove l'interazione è continua. Tutto questo può essere descritto dalla matematica, può essere plasmato dentro la teoria. Ecco che qui vedete qualcosa che voi utilizzate nel vostro lavoro normalissimo, però perché filosoficamente questo è molto importante? Perché anziché avere una semplice equazione y uguale a x che mi dice punto per punto che cosa accade e quindi cosa accade alla y in base alla x, vedete che qui c'è un rimando continuo tra la variabile dipendente e quella indipendente in un meccanismo per cui causa ed effetto si rimandano continuamente. Guardate che questo è stato è stato qualcosa che ha innanzitutto ha permesso agli scienziati, no, che lavorano nella scienza, di capire che ciò che la scienza aveva fatto fino a quel momento non era tutto, cioè il metodo andava raffinato, bisognava capire qualcosa in più, mancavano delle proprietà ulteriori che dovevano appunto essere identificate, eccetera. Ma soprattutto era necessario per poter poi fare più scienza, per fare più scienza ancora. Un attimo che qui mi perdo. E appunto si elabora una filosofia della complessità che sta alla base, come vedremo domani, dello stesso concetto di sostenibilità. Ora, torniamo un attimo a noi. Ecco che allora, tornando qui, vedete che tutto ciò che cosa consente di dire? Che se la natura prima era separata dal soggetto, ok? Ora è un tutt'uno. L'essere umano modifica l'ambiente di osservazione, quindi sicuramente il laboratorio, ma grazie alle scienze della complessità si vede che l'essere umano modifica anche lo scenario naturale. Attenzione, si dice per esempio che se prima si poteva parlare di uomo e natura, ora la natura è sempre più artefatta. Intorno al concetto di artefatto ci staremo un pochino più domani, ma immaginate, si capisce già soltanto in questo, no? Quando io parlo di un prodotto tecnologico, quindi di un prodotto che è il risultato di quel progetto che qualcuno di voi prima diceva, la scienza elabora progetti, certo, per far cosa? Per produrre anche artefatti tecnologici che poi modificano l'ambiente, in piccolo e in grande. Allora, cosa c'è dentro l'artefatto tecnologico? Un proiectum, cioè qualcosa che dall'essere umano che lo progetta, dal soggetto, viene spostato, no? Dentro lo strumento, dentro il prodotto, e in questo modo va a modificare tutta la natura. E allora non è più possibile pensare ad una separazione tra il soggetto e l'oggetto, ma c'è una interazione. Attenzione, vedete che c'è scritto lassù, dalla distinzione all'interazione. Se la scienza dei primi 2 secoli e mezzo pensava nei termini di una distinzione tra l'uomo che elabora il progetto e il mondo della natura che sta al di fuori dell'uomo, soprattutto la crisi d'inizio Novecento e le scienze della complessità aiutano a pensare nei termini di una interazione continua. Guardate, dal micro al macro, dal micro perché c'è la meccanica quantistica, nel macro le scienze ambientali, ok?
quindi dalla distinzione all'interazione. Questo che cosa costringe a pensare? Ad abbandonare l'idea di sostanze separate dall'essere umano, quindi non so, la chimica, no? Tutte sostanze che chiaramente possono essere studiate secondo certi formulari, va bene, ma mettendo alla propria base, nelle proprie categorie, no? L'idea di relazione. Sapete che un grande, un nome molto noto che è Carlo Rovelli, ecco lui quando deve fare la teoria della gravità a loop, ecco, non mi veniva, scusate, parla proprio di una interpretazione relazionale della teoria quantistica loop, proprio da applicare alla gravitazione. È la relazione tra queste entità che sta prima della distinzione tra le entità. Veramente la scienza ad ogni livello va a mettere al centro l'idea di relazione tra parti. Dall'idea di causalità tipica della scienza moderna, causa-effetto, l'effetto di nuovo causa per un altro effetto e via dicendo, si passa all'idea di un equilibrio. Beh, io penso che nelle scienze ambientali questo è fondamentale, perché tutti i sistemi devono essere studiati, no? Cioè si cerca di capire qual è l'equilibrio per evitare l'entropia, la distruzione totale. Vabbè, insomma, al di là di questi che sono esempi che lasciano il tempo che trovano, però appunto l'idea di studiare, ecco, sistemi in equilibrio, quindi sistemi dinamici. Anche qui ci sarebbe molto da dire, l'esperienza di Rambert, l'idea appunto del passaggio di una scienza che da situazioni statiche studia meccanismi e situazioni dinamiche, non so, l'uso dell'hamiltoniana. Ha una storia bellissima l'hamiltoniana che voi utilizzate, no, nei vostri calcoli matematici, perché è stato fondamentale cambiare prospettiva nello studio dei sistemi naturali. Quindi, dalla struttura all'organizzazione, si passa dall'idea di una struttura fatta su delle leggi e dei componenti all'idea di sistemi organizzati, fatti per più parti che devono stare in equilibrio. Ancora, dall'oggetto fisso e statico all'idea della natura come un processo in continua evoluzione. E ancora, dall'esclusione del soggetto all'inclusione, noi dentro l'ambiente. Non siamo noi separati dall'ambiente, non c'è la natura e la cultura. E ripeto, non c'è l'osservatore e l'oggetto osservato, ma c'è l'idea che chi osserva è incluso nel sistema che sta osservando. Questa è l'esperienza della teoria della relatività, è fondamentale. Ora, tutto ciò ha trovato recentemente una sigla, un codice, un modo per una parola, che è l'antropocene. Questa ormai è una parola molto dibattuta, insomma, però ormai è unanimemente accettata. Che cosa si intende con antropocene? In maniera molto generale si intende che l'essere umano è diventato una forza di tipo geologico. L'impatto delle modificazioni determinate dall'essere umano è così profondo che può cambiare la storia geologica del pianeta. Questo sappiamo che fu Crutzen a elaborare un po' questa parola, ma in realtà ha delle radici un po' più antiche. Lì vedete in basso il corso di geologia di Antonio Stoppani, quindi siamo alla fine dell'Ottocento, e lì parlò di antropozoico. Ma l'idea di fondo era proprio questa, cioè che ad un certo punto l'essere umano diventa così importante, no? Così presente sul pianeta, che può cambiarne il corso. Ora, vi dicevo prima, scopriremo che chi fa tecnologia fa qualcosa di simile anche ai paleontologi, cioè agli archeologi. Al di là della battuta, in realtà c'è un motivo per cui ho detto questo. Fiorenzo Faschini, che è un paleoantropologo che ha scritto moltissimi libri molto belli, insisteva moltissimo su questa idea didattica. Dice: bisogna far capire, quando si insegna, che la specie umana è sopravvissuta ed è diventata tale, quindi proprio il sapiens sapiens sto parlando, grazie all'utilizzo degli artefatti tecnologici, ovvero il chopper, la pietra per accendere il fuoco,
grazie all'utilizzo delle frecce, delle punte di frecce, così via. Cioè, da sempre l'essere umano ha prodotto tecnologie per sopravvivere, per non estinguersi, fin quando però queste tecnologie hanno avuto un impatto così importante da modificare la storia del pianeta Terra. Attenzione, solo le tecnologie come manufatti? No. Secondo alcuni paleoantropologi, anche il semplice fatto dell'organizzazione in comunità produce dei cambiamenti epocali, globali, importanti. Per esempio, le migrazioni tra i popoli. Ecco, quelli sono dei motivi, ecco, delle cause che modificano il corso degli eventi geologici. Allora, la cosa carina è che sull'origine di questa epoca geologica ancora il dibattito è sostanzialmente aperto, cioè chi dice 10.000 anni fa, quando l'uomo sviluppò delle tecniche di agricoltura importanti, c'è chi dice il 1610, e direte voi perché il 1610? Perché nel 1610 ci fu una carota di ghiaccio antartico che si staccò, quindi questo, il ghiaccio calò modificando il clima e quindi cambiando alcuni scenari. Altri dicono addirittura nel tempo delle scoperte delle Americhe, perché la transizione tra i popoli modificò gli scenari delle malattie, eccetera eccetera eccetera. Insomma, sono tantissimi gli eventi che dovrebbero costituire il Golden Spike, questo momento d'inizio per l'antropocene. Ancora non si sa quando può essere stabilito. L'unica cosa su cui ormai c'è consenso è che l'interazione, la presenza dell'essere umano sul pianeta è così profonda, così radicale, che va considerato, l'essere umano è una causa di cambiamenti geologici, quindi planetari. Solo che per capire questo dobbiamo lasciarci sulle spalle che cosa? Dobbiamo lasciarci alle spalle l'idea che l'essere umano comprende in maniera neutra e quasi angelica la natura, comprende in maniera universale ed eterna i meccanismi naturali. Ecco, non che non sia vero, è chiaro che in alcune condizioni ristrette di lavoro, è chiaro che se io sto studiando il moto dei gravi su un piano inclinato, queste condizioni sono fortemente generalizzabili. Okay, le posso utilizzare, però è anche vero che non posso farlo, che non è questa, la scienza non è solo questo, la scienza, io dico sempre, no? È umana. In che senso è umana? Non perché uno vuole essere poetico, assolutamente no, non c'entra nulla. La scienza è umana perché tratta dell'interazione tra l'uomo della natura con la natura che sta anche al di fuori della specie sapiens sapiens. E quindi qualsiasi scienza, anche la più tecnologica e ingegneristica che abbiamo, parla anche di quei progetti che sono comunque proiezioni della mente dell'uomo, ok? E quindi in questo senso viviamo nell'epoca dell'antropocene, e la storia della scienza in senso stretto ci porta a pensare a questa complessità che è interazione, che è una interazione studiata da una matematica che ricorre a strumenti matematici per capire, ecco, queste situazioni dove ho sensibilità alle condizioni iniziali, modifiche imprevedibili, situazioni fuori dall'equilibrio ma che poi vengono confrontate con situazioni d'equilibrio, eccetera eccetera eccetera. Ok, questo, guardate che tutto questo quadro estremamente articolato, ancora non siamo a livello filosofico, questo è puro livello storico, cioè tutte queste proprietà che sono andate ad elencare, non ancora, cioè, come dire, non sto facendo ancora una trattazione di tipo epistemologico di queste differenze, è soltanto ciò che la storia della scienza ci ha consegnato, che è estremamente duttile, ci fa vedere come la scienza di volta in volta è cambiata e ogni volta ha descritto una porzione di mondo,
in base alla, a come gli scienziati hanno interpretato quel mondo. Quindi c'è un'interazione continua tra ciò che c'è nella natura e come la natura è stata conosciuta. Interazione che è addirittura condizione della stessa conoscenza che abbiamo dei fenomeni naturali. Non so se intanto c'è qualche osservazione anche dai ragazzi di casa, un commento, opinioni, se avevate mai pensato a tutti questi passaggi, se avete avuto modo di appunto di riflettere, se, ecco, mi piacerebbe così un minimo di sentirvi un po', non il professor Codana chiaramente, perché con lui ne parliamo di queste cose. Quindi ecco, non so se avete mai pensato al vostro lavoro di ingegneri come lavoro fatto nell'antropocene, mettiamola in questi idee, perché questo state facendo, non è una... Ecco, tutti mutati, vedo, Maria Giulia, Elena, Carolina, Elena, Simona, chissà, spariti. Bene, allora adesso andiamo verso la conclusione, poi magari domani lo dico anche soprattutto a chi segue a distanza, no? Magari sarebbe carino ripartire un po' da un po' di discussione, quello che vi rimane in mente del discorso che abbiamo fatto oggi. Vado un po' a farvi vedere, ecco, adesso il tipo di lavoro che invece abbiamo da fare di carattere epistemico. Quello che si fa a livello proprio di ricerca filosofica sulla scienza, perché è proprio il lavoro che abbiamo visto in pandemia soprattutto è sostanzialmente mancato. Ci siamo resi conto in pandemia che noi abbiamo ancora l'idea di una scienza molto ottocentesca, deterministica, che ha delle leggi, arriva il vaccino dopodomani, invece ci è voluto, ecco, no? C'è molto diffusa questa immagine, mentre invece la scienza è così cambiata profondamente che dobbiamo diventare consapevoli di altri meccanismi ulteriori, no? A questo. Ora, immagini della scienza. Immagini della scienza perché? Perché mentre avveniva tutto questo, ci sono stati pensatori importanti che hanno raccontato la scienza, che hanno riflettuto sull'impresa scientifica, che hanno fatto della scienza un modo di pensare sia l'essere umano che il mondo nella sua totalità. Pensate che appunto Auguste Comte, perché fu fondatore del positivismo? Perché spesso si parla di scienze positive. Le scienze positive dovrebbero essere quelle più applicative, la matematica e le scienze applicative, la fisica, l'ingegneria, la chimica, e sostanzialmente questo. Perché lui sosteneva che l'umanità giunta a maturazione avrebbe abbandonato la teologia, avrebbe abbandonato la metafisica e si sarebbe rivolta soltanto alla scienza. Solo che, guarda caso, il pensiero, ecco, questa sua idea fece sì che lui arrivò a dire che gli scienziati avrebbero fondato un nuovo modo di concepire il mondo e quindi avuto i propri sacerdoti, il proprio credo e via dicendo. Ora, al di là di questo che insomma ci interessa relativamente, la cosa interessante del positivismo è che Auguste Comte capì che la scienza produce, attenzione, conoscenze valide non in virtù di chi le produce, Einstein, Planck, Schrödinger, e così via, no? Ma per la natura delle sue pratiche. Che cos'è una pratica scientifica?
Una pratica scientifica è la modalità con cui si fa scienza. Il fatto, per esempio, che ripeto l'esperimento, verifico i dati, chiedo al collega di verificare i miei risultati, pubblico, vengo sottoposto a rapid review. Sono le pratiche che fanno la scienza, secondo August Comte. E ecco perché è un'impresa umana, in un certo senso. È un'attività fortemente umana, perché è costituita da pratiche che devono essere regolamentate. E quindi c'è sempre un'osservazione interna al lavoro scientifico, ma queste osservazioni devono essere messe in atto. E quindi la scienza è sì pensiero, ma la scienza è azione. Quindi in questo senso forse gli ingegneri sono quelli che meglio rappresentano questo modo di pensare, perché non c'è, cioè, sicuramente c'è anche un'ingegneria astratta, però l'idea è che appunto c'è un braccio esecutivo della scienza, perché la scienza è pratica essenzialmente. C'è poi Alfred Heier, questo è un autore che probabilmente non avrete mai sentito nominare, però lui è un linguista, studia filosofia del linguaggio. L'idea di fondo è quella che scrivo giù in fondo, no? Esperienza, osservazione, esperimento, la verificazione è il fondamento della conoscenza scientifica. Una conoscenza è scientifica quando viene verificata. Ora, io su questo anche sarei curiosa di sentire un po' cosa ne pensate, perché quanto è vero che la scienza è tale, la conoscenza è tale, appunto, è scientifica, perché viene verificata? Può essere la verificazione ciò che caratterizza l'attività di chi fa scienza? Anche su questo non so se. Prego. Secondo me un riscontro è importante, cioè nel senso non è tutto, però è fondamentale, altrimenti vale un po' tutto e poi non vale niente. Cioè, ora detto così è un po' troppo riduttiva la cosa. No, è giusto, cioè sicuramente è importante. Riusciremo a dire che una impresa, un'attività è scientifica perché verificata, cioè si distingue da altre attività perché è verificata? Lo dico a tutti, non soltanto a Maria Giulia, chiaramente. Cioè noi ci prenderemo la responsabilità di dire che un'attività è scientifica, e qui non è umanistica, per esempio, non è un'attività retorica, non è un'attività poetica, non è un'attività pittorica, artistica, specificamente perché la scienza è verificata, perché la scienza verifica. Pensateci un attimo, non è banale, eh? Tecnicamente anche le scienze umanistiche, in qualche modo, cioè penso alla filosofia, comunque verificano e non trovano forse una tangibilità proprio netta come magari si potrebbe riscontrare in alcune scienze, appunto, tipo, diciamo più appunto scientifiche. Sì, 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 sì. Però anche la filosofia in qualche modo dà un riscontro della realtà. Uh-huh. Perché poi di fatto anche la matematica, cioè alla fine è una spiegazione della realtà, anche se poi io magari quello che spiego non lo vedo proprio, diciamo, in maniera tangibile, appunto. Certo. Però oddio, un po' complesso. Sì, sì, no, è molto molto complesso, assolutamente, se no ci toglieremo lavoro noi filosofi, no? Non dobbiamo porci problemi complessi, altrimenti che ci stiamo a fare? Sì, sì, è molto complesso. E in realtà l'esempio che lei fa mi sembra ottimo, perché pensiamo anche, no? Prima citavo l'archeologia, ma pensiamo alla filologia. La
filologia è continua verifica di radici etimologiche, di varianti, di declinazioni, di attenzione al contesto. È una tecnica, la filologia è forse la più simile alla scienza matematica per quanto riguarda il versante umanistico ed è un continuo dover verificare, eccetera. Quindi sì, verifica, anche altre discipline verificano. Non so se ci sono altre opinioni, mi interesserebbe molto, perché cioè, mi interessa non tanto nella misura strettamente accademica, cioè mi interessa proprio per aiutarci, no? Ad essere coscienti anche del lavoro che facciamo, cioè che fate voi come ingegneri o comunque sia chi si occupa di scienza rispetto ad altre saperi, ad altre attività, no? Cioè, la scienza verifica, però in effetti anche altre scienze umane passano tempo a verificare. Allora cos'è che distingue la scienza dal resto, dalle altre forme di conoscenza? Non è facile. Ci hanno messo una trentina d'anni per dare delle proposte, quindi cioè, se non lo capiamo in 2 minuti non è. Siete, come dire, legittimati, insomma, a non dare subito la risposta giusta, che non c'è una risposta giusta, ci sono, come dire, dei principi risolutivi che vengono suggeriti, dei principi metodologici. Che adesso vi faccio un po' vedere. Questo problema che vi sto ponendo ha preso la forma della cosiddetta problema della demarcazione. Come facciamo a distinguere ciò che è scienza da ciò che non lo è? È un problema che dopo gli anni 50 è stato molto discusso. Uno degli autori fondamentali che lo ha discusso era un tedesco, Karl Popper. E da che cosa partiva? Da quale idea partiva? Dice, beh, in fondo ci sono state delle teorie che nella storia sono state abbandonate, che però sono state importantissime per lo sviluppo di alcune teorie scientifiche, per esempio l'astrologia per l'astronomia, l'alchimia per la chimica. Ci sono state teorie come l'evoluzionismo che per lungo tempo hanno gareggiato, no, con il creazionismo. Quindi il problema di dover distinguere ciò che è scientifico da ciò che non lo è, secondo Popper, era fondamentale per sapere come devono lavorare gli scienziati. Allora lui scrisse delle opere meravigliose, qui ne vedete elencate alcune, le più importanti forse per il discorso che noi facciamo, in particolare la logica della scoperta scientifica. Queste sono tutte opere che in effetti durante l'estate, se avete modo, insomma, potrebbe essere interessante anche che voi leggiate, così, cioè come piacere personale, nulla di che, però veramente mettono in moto il ragionamento, dato che non ci sono formalismi, ma come dire, allenano a pensare la scienza, ok? Creano elasticità, ecco, in che modo, nel modo con cui pensiamo la scienza. Ora lui si confronta con due teorie, vediamo se ve l'ho messa, eccole qua. Parte da degli esempi virtuosi: la gravità di Newton e la teoria della relatività di Einstein, e dice che cosa avevano avuto queste teorie di importante, il fatto di saper prevedere fatti nuovi, ad esempio Newton, il passaggio della cometa di Halley. Ancora non si capiva bene il meccanismo, cos'era la gravità. Sapete che quando Newton finisce di scrivere i Principia Philosophiae Mathematica, Philosophiae Naturalis, Principia Matematica Philosophiae Naturalis, nella seconda edizione scrive uno scolium dove lui sembra chiedersi: ma che cos'è l'inerzia? Il principio di inerzia, cioè, come? Newton ha fondato il principio di inerzia e non sa cos'è l'inerzia? No, non l'aveva capito. Funzionava,
funzionava per la sua teoria della gravitazione generale, ma non sapeva cosa c'era dietro l'inerzia. E la gravità, dice, cos'è questa cosa, questa gravitas che si oppone alla levitas, come dicevano gli antichi, di che cosa è fatta? In effetti ancora non l'hanno capito adesso, quindi se anche Newton, no? Non lo capisce, lo giustifichiamo. Però, capito, questa teoria potentissima non sapeva fino in fondo la natura dei termini che utilizzava, ma poteva fare predizioni. E infatti, a un certo punto viene predetta la cometa, il passaggio della cometa di Halley, la vedono passare. Ok, Newton ha ragione. Ugualmente, la teoria della relatività di Einstein, sapete, la famosa questione dell'eclisse di Sole, prevista da Eddington, fanno la spedizione per andare ad osservarla, 1919, vedono l'eclisse di Sole, che viene spostata rispetto al punto in cui si aspettava di essere, di vederla. Perché è vero che la luce viene deflessa da delle masse gravitazionali importanti. E allora dice Popper, vedete che la vera scienza non è quella che viene verificata, ma è quella che sa fare delle predizioni, novel facts, il ragionamento sulle novel facts. Contro quali? Contro le scienze ambigue, e lui in particolare se la prende col marxismo e la psicoanalisi. Perché scienze ambigue? Dice perché prevedono tutto e il contrario di tutto. Tutti i fatti possono essere verificati fin troppo. Guardate, è bellissimo perché c'è una asimmetria logica incredibile, no? Le scienze che verificano fin troppo, secondo Popper, non sono vere scienze. Perché per ogni problema trovano mille interpretazioni diverse. Lo stesso fatto può essere spiegato in modi diversi dentro la stessa teoria. Le scienze vere invece possono predire, hanno una sola spiegazione possibile, prevede e soprattutto può falsificare, può essere falsificata. È proprio il contrario. Anziché verificare, le vere teorie scientifiche devono essere falsificate. Perché? Perché se la teoria di Newton prevede la cometa di Halley, il passaggio di Halley, e la cometa non passa, la teoria non funziona, c'è qualche problema nella teoria. E allora vedete questa che immagine sorprendente, no, di scienza che anziché verificare deve falsificare. Ora, questo criterio di falsificazione di Popper, poi magari ci ritorno, è stato poi molto discusso eccetera, sembrava, come dire, essere dimenticato, ora è tornato in auge perché c'è tanta pseudoscienza, pensate al terrapiattismo, queste cose, no, che vanno un po' l'ufologia, fenomeni, ecco. C'è tanta pseudoscienza e quindi serve un criterio di demarcazione tra ciò che è scienza e ciò che non lo è. Il problema è che questo criterio di demarcazione si è spostato sempre più avanti, mostrandoci delle immagini di scienza sempre più variegate, ricche, complesse, non deterministiche, dove l'interazione tra il soggetto e l'oggetto è continuo. Veramente la scienza è qualcosa da raccontare per le tantissime caratteristiche che ha. Ultimo passaggio, poi domani ripartiamo da qua. In tutto questo scenario, qual è l'altra immagine della scienza che si diffonde? Soprattutto siamo ancora nella prima metà del Novecento. Ludwig Fleck. Cosa coglie Fleck? L'idea che la scienza è sempre un collettivo di pensiero. La scienza è sempre collettiva. Ci sono i geni singoli, per carità, ma nel momento in cui voi scrivete una regola matematica per descrivere un fenomeno, state scrivendo, utilizzando qualcosa che è fatto di generazione in generazione. E allora le immagini della natura che circolano spesso sono collegate a immagini della scienza che sono meditate all'interno di collettivi di pensiero. Quindi la scienza come un'impresa di tipo collettivo.
Guardate, questa è un'immagine molto diversa da quella che c'era solo 50 anni prima, dove c'era il grande scienziato, il genio che si ergeva, no, sopra tutti gli altri scienziati e trovava la soluzione a un qualche problema. Il collettivo di pensiero, un'idea così forte. Non so se ci sono delle osservazioni in merito a queste. A questa, non so se avete mai pensato alla scienza come un collettivo di pensiero, qualcosa che è uno stile, un modo di pensare. Allora, domani finiamo di vedere qualche immagine della scienza, vedete che ancora, insomma, forse ho preparato anche un materiale abbondante, ma ecco, io vorrei domani iniziare un po' da voi, con qualche, non so, ragionate ecco essenzialmente su questo, sulle cose che abbiamo detto, queste grandi scansioni storiche, questa, le proprietà che dovrebbero caratterizzare la scienza. Ecco, magari se avete modo anche stasera, 10 minuti, insomma, non è che dovete mettervi a tavolino per farlo, però cercate di riflettere da soli su cosa secondo voi è la scienza e in particolare cosa è l'ingegneria. Che tipo di conoscenza è la conoscenza ingegneristica? Come la conoscenza ingegneristica conosce la natura? Provate a riflettere, tanto non mi interessa a me, cioè non è che vi devo fare l'esame, no? Non siete studenti miei che poi dopo alla fine devo far scrivere le relazioni, eccetera. Ecco. Mi interesserebbe invece, come dire, scatenare in voi una domanda, che poi è la domanda di quello che fate, che farete come mestiere per tutta la vita, no? Come la vostra attività ingegneristica conosce la natura? Provate a riflettere, magari domani ripartiamo da un debate proprio su questa, intorno a questa domanda, e poi andrò un po' verso